Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Voi non sapete quello che chiedete. Chissà quante volte il Signore avrebbe dovuto dirci questo, ogni qualvolta noi ci siamo presentati a Lui per chiedere qualcosa, magari per intercessione della Madonna e di Sant'Antonio. Perché quando si chiede, cari fratelli e sorelle, anzitutto bisogna avere il cuore colmo di umiltà, aperto alla comunione, quindi alla condivisione, e fare in modo che uno non chieda l'assoluto, ma chieda il bisogno degli altri. Perché se noi pensiamo di chiedere per ciascuno di noi, qui c'è di mezzo l'egoismo, l'amor proprio, voler affermarsi, incentivare l'aspirazione, in modo che la nostra vita si colori di gioia. Però non consideriamo se questa gioia viene dallo spirito o viene dalla carne. Giacomo e Giovanni avevano già avuto esperienza con Gesù, stavano con Lui, camminavano con Lui. È bellissimo che quest'anno si apre, proprio questa sera, nelle diocesi si apre il sinodo mondiale, camminare insieme. Quindi Giacomo e Giovanni avevano e continuavano a camminare insieme a Gesù. E Lui, Gesù, ha cercato sempre di essere guida, dono, misericordia e maestro, cioè colui che cerca di spezzare il pane della parola di Dio in modo che la vita potesse
riempirsi della ricchezza di questa parola che è amore. E quando c'è l'amore di Dio, allora non si pensa all'amor proprio, ma si pensa al bene comune. Quindi io mi offro per essere pane d'amore. E se obbedisco, obbedisco perché offro la mia libertà, perché possa essere connotata di attenzione, di ascolto, di servizio. Giacomo e Giovanni volevano il primo posto, nella gloria. Questo inciso è molto importante. Loro non consideravano ciò che Gesù aveva annunciato, e cioè andare a Gerusalemme, essere accusato, processato, condannato, crocifisso e poi risorgere. Loro già lo vedevano nella gloria, quindi volevano assicurati i primi due posti in modo che potessero imporsi agli altri. E Gesù, giustamente, voi non conoscete ciò che chiedete. E subito li introduce nella dinamica del progetto del Padre, reso visibile con l'incarnazione del Figlio, il quale si è fatto peccato per riportare l'umanità alla gioia primitiva della creazione, a quell'Eden dove si gode la gioia di essere famiglia di Dio e figli, fratelli in Dio. È chiaro che dice: voi siete capaci di morire come muoio io? Questa è la sintesi di queste parole che il Signore dice quando voi potete bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato. No, io sono stato battezzato. Io sono battezzato giorno per giorno. Loro, con grande slancio, perché avevano in mente di sedere ai primi posti, sì, lo possiamo. E anche qui scende quella parola: voi non conoscete quello che chiedete. Perché se uno conoscesse davvero quello che chiede, non si farebbe avanti con pretese, ma si offrirebbe: Signore, fa di me quello che tu vuoi che io faccia. Non all'inverso. Addirittura Gesù: vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Una presunzione forte. Tu devi fare quello che dico io. A Gesù, che è venuto per purificarti, per aiutarti, per abbracciarti quando tu cadi, per darti la gioia della serenità interiore, per guarirti anche fisicamente, e tu adesso devi chiedere a Lui ciò che deve fare, come se fosse una gettoniera. Metto la parola e subito scende il desiderio della propria vita. E allora spiega loro: non tocca a me, è il Padre mio. E poi nota l'indignazione degli altri 10, che vuol dire che si tratta degli apostoli, non dei discepoli, quindi un cerchio ristretto. E qui si evidenzia pure la pazienza, la benignità, la sapienza di Gesù. Sedetevi qui e spiega. Chi vuole primeggiare si mette in fila, in coda, e lo faccia con generosità d'animo, con docilità verso la parola di Dio, nella potenza dello Spirito Santo e con profonda umiltà. Perché tutto ciò che tu hai è dono di Dio, e tutto ciò che tu sei è grazia di Dio, e tutto ciò che vuoi dare è già dono di Dio. Quindi lascia fare a Dio, perché
che Dio vuole la tua felicità, la tua letizia piena, abbondante, ma noi a volte non crediamo. E qui mi piace riportare l'esempio dei bambini verso i genitori. Si slanciano verso i genitori, vogliono abbracciati, coccolati, accarezzati, e lo fanno con quella umiltà, con quella spontaneità, con quell'amore, che chiedono amore, tenerezza, sentirsi protetti, sentirsi una cosa sola con loro. Ed è bellissimo. Vedete l'amore che cosa fa? E l'amore non ha pretese, ha solo il bisogno di donarsi, come Gesù si è donato e continua a darsi. Ecco, fratelli e sorelle, il significato profondo di questo brano di Marco. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. E certo, il Signore, quando deve parlare, anche severamente, lo fa, perché è una guida, è il maestro della verità, della redenzione, è il volto del Padre misericordioso. E quando vediamo Gesù, noi vediamo il Padre nella luce, nella potenza dello Spirito Santo, e tutto ciò che c'è dentro di noi lo Spirito Santo lo feconda e fa sì che anche noi riusciamo a capire con la mente, a godere col cuore e a vivere la bellezza di una storia, la storia non solo della nostra salvezza, ma della salvezza degli altri, perché nel momento in cui noi ci offriamo a Gesù e offriamo anche la nostra libertà obbedendo, noi diventiamo collaboratori intimi di Gesù, servi con Lui, servo, perché chi ha bisogno possa ricevere la gioia di ritrovare la pienezza della sua vita.